La Pinot Collection ha acquisito dal Comune di Venezia il 20% delle quote della Palazzo Grassi SRL per 11 milioni di euro, diventandone socio unico. L'accordo è stato illustrato dall'assessore comunale Zuin e dall'amministratore delegato di Palazzo Grassi. Farlo in questo momento così diciamo difficile e triste, riuscire a trovare chi investe così nella cultura e investe su Venezia, per noi è motivo, per me, per noi, per il sindaco, è motivo di grande soddisfazione. Abbiamo l'intenzione di contribuire a questo evento molto importante per Venezia, della celebrazione dei 1600 anni della fondazione, e poi in modo più metodico, strutturato per gli anni prossimi, con questa collaborazione con i musei civici, perché ci sia per far capire che l'arte contemporanea, che è il nostro compito, ha un rapporto con l'arte antica. L'operazione avviene perché questa partecipazione era in contrasto con le norme nazionali sulle società partecipate, per il fatto che non gestisce servizi pubblici. E se qualcuno poteva avere dei dubbi quando sono state fatte queste operazioni nel 2005, poi nel 2007 con Punta della Dogana, questi dubbi sono stati totalmente fugati, perché appunto la Dogana è stato recuperato uno spazio comunale che è dato in concessione a Pinot Collection, alla Palazzo Grassi S.P.A. E tutti hanno visto quello che è stato fatto. Gli 11 milioni serviranno a saldare parte dei debiti accumulati negli anni.